un appello alle imprese aretine perché si facciano carico in un modo o nell'altro di questa situazione, non che ne abbiano responsabilità, anzi non ne hanno alcuna, però se, come io penso, la squadra, il nome di Arezzo è un simbolo in questo momento per tutti, io chiedo, e lo faccio anche attraverso questa trasmissione, che ci sia una presa di coscienza da parte degli imprenditori che un fallimento, il terzo di questa società, in un momento particolare come questo, significhi un minus per tutti coloro che operano ad Arezzo, ma che operano anche fuori da Arezzo, perché a un certo punto si sa che un'azienda è aretina e quando poi la si va a interpellare si ricorda che in quella città è venuta meno una parte del mercato, è venuta meno una banca, adesso viene meno ancora una squadra di calcio, quasi che Arezzo sia una città dalla gestione fallimentare. Ecco, da questo dobbiamo uscire tutti quanti, quindi io farò un appello a che ci sia il massimo possibile di risposta che può andare dalle poche migliaia di euro, io spero a qualche decina di migliaia di euro e forse anche più, da parte di quel corpo imprenditoriale sano che c'è nella nostra città. Se ha a cuore che il nome della città rimanga alto, probabilmente ci sarà la possibilità per loro di partecipare a una cordata, diciamo, a un azionariato, chiamiamolo tra virgolette, diffuso. E quindi non soltanto i semplici cittadini come stanno facendo gli amici di Orgoglio Amaranto, ma anche degli imprenditori che anziché mettere 10 o 50 euro, ne mettono 10.000 o 50.000, tanto per parlarsi chiaro.